benvenuti alla fiaba del giorno del Veronese Magazine. Ma siamo stati contattati da alcuni cittadini che ci hanno segnalato il grande problema del gioco d'azzardo dato da ludopatia sostanzialmente, quindi il gioco delle macchinette, le slot machine, il gioco dei gratta e vinci e tutti i giochi in genere, l'abuso di questo sistema di gioco che purtroppo, ahimè, da un lato lo Stato ci vieta di fare tutta una serie di situazioni, dall'altra ci induce a diventare ludopatici e quindi poi aver bisogno dei CERT, di tutta una serie di situazioni per essere assistiti. Premesso che chi si mangia la casa, lo stipendio o la pensione giocando a una macchinetta è da ritenere persona leggermente con problemi psicologici in genere e quindi ovviamente persona non del tutto normale, però rimane il fatto che lo Stato induce queste persone dando loro la possibilità di diventare delle persone che comunque abusano di queste strutture, quindi del gioco, quindi dei gratta e vinci, quindi di tutta una serie di cose. Abbiamo più e più situazioni in ogni comune di cittadini che si riducono chiusi in queste sale slot o coi gratta e vinci per cercare il colpo di fortuna che non arriverà mai, perché non arriverà assolutamente mai, perché va ricordato che il banco vince sempre e nel caso specifico il banco è lo Stato italiano che vince sempre nonostante tutto, nonostante la pandemia, nonostante i Green Pass, i suoi bei soldi da vincite di gioco li incassa tutti i giorni e di cifre anche abbastanza importanti. Grazie, buona giornata.